Grazie veramente. Adesso, prima di andare in corteo, in cui faremo via 20 per finire in Piazza della Vittoria, ci sono gli ultimi tre interventi, di cui due saranno collegamenti. Ci saranno un collegamento con Irina Liferova di Mosca e con Nadezhda Sablina, un'attivista politica bielorussa che ha registrato un videomessaggio per noi. Prima di questi passo la parola ad Amedeo Avondé, che fa parte di un gruppo Italia Unita collegato con Russia Unita e Russia, quello che ha stampato i manifesti che avete nelle vostre mani, che recano appunto questo simbolo. Io quindi lo saluto, vi invito a salutarlo e lo chiamo qua sul palco. Salve a tutti, cari genovesi, avete queste Z come me che sono il simbolo della vittoria e della verità. Qui sotto in russo c'è scritto una parola molto importante: nessuno resta indietro, noi non abbandoniamo i nostri. Penso che queste parole siano fondamentali per la nuova Italia che vogliamo realizzare. Qui hanno parlato molti, ci sono le bandiere dell'Unione Sovietica, le bandiere comuniste. Io vengo da una tradizione liberale e di centrodestra, ma sono contento che qui ci siano anche i compagni di sinistra, che ringrazio. Perché, vedete, la piazza, questa piazza non è un teatro, deve essere aperta, più persone possibili devono partecipare. E io rivolgo un appello ai leader nazionali, come lo sono io, degli altri partiti, il mio è Informazione, altre realtà come il Partito Comunista di Marco Rizzo, come Italexit, come Ancora Italia, sono ben più strutturate e hanno una ben più profonda e radicata storia politica. Vedete, io sto preparando due eventi molto importanti. Sto preparando una lettera alla CEDU per richiedere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di fare un'investigazione approfondita sui crimini delle truppe ucraine in Donbass. Perché, vedete, per 8 anni lì ci sono stati dei massacri, abbiamo avuto le testimonianze anche dell'ex presidente ucraino Timoshenko, che voleva la bomba atomica sugli 8 milioni di russi che abitavano in Ucraina. Delle parole vergognose, razziste, che sono riportate non da Izvestia o Primo Canale, ma dal giornale, un quotidiano italiano. Ringrazio anche i giornalisti della Mediaset che sono qui a riprendere questa manifestazione, che sono, diciamo, stati da me invitati, e li ringrazio per il servizio che stanno facendo, e la redazione di Rete 4, grazie mille. Quindi il primo appello appunto è per questa lettera alla CEDU, che io ho già scritto, la presenterò a Marco Rizzo, la presenterò a Paragone, spero che più forze politiche, movimenti autonomi, sindacati la firmino. Il secondo quesito che voglio sottoporre all'attenzione popolare nazionale è invece il tema della NATO. Noi qua siamo qui per dire no alla NATO, che ha portato grande morte e distruzione in tutto il mondo. Assolutamente sì. Tra cui abbiamo anche l'esempio della Libia. Noi ricordiamo quando il presidente Berlusconi era contrario all'invio dei caccia italiani in Libia e, giustamente, dopo che da Sigonella partirono gli aerei americani maledetti, hanno tirato giù Gheddafi, e cosa è successo? Ci siamo ritrovati con gli immigrati che hanno invaso le nostre coste. Nulla contro gli immigrati, nulla contro le persone che fuggono da guerre e carestie causate dalla NATO molte volte o dalle multinazionali occidentali. Noi siamo con loro, siamo anche con i sovranisti africani, con coloro che desiderano per le loro terre una riscossa dopo secoli di colonialismo e schiavitù. È un appello internazionale e mondiale alla ribellione a queste forze. E proprio in tema di NATO, come sapete, la nostra Costituzione non prevede referendum abrogativi in materia fiscale e in materia, come si dice, di trattati internazionali. Quello che potremmo fare invece è un referendum consultivo. Quindi io chiedo ufficialmente, dato che i sondaggi dicono che il 60% degli italiani sono contrari alla NATO, di raccogliere le firme per fare un referendum per uscire finalmente da questa organizzazione a delinquere.
A differenza di Matteo Salvini, io diciamo non tradirò come ha fatto lui, perché noi abbiamo qua un senatore di Alternativa che è ex 5 Stelle. Se noi pensiamo allo scollamento che c'è tra sostanzialmente quelli che sono stati il parere popolare del 2018 e ciò che abbiamo ora, perché ricordiamo che quelle elezioni le vinse il centrodestra e i 5 Stelle col governo Conte 1, ed erano due forze euroscettiche, anti-europee, anti-euro e filorusse. Adesso noi ci troviamo a mandare le armi ai nazisti e con Mario Draghi, che è il simbolo dell'Europa, come Presidente del Consiglio. Sono senza parole. E poi abbiamo i costituzionalisti di Twitter che dicono attenzione, ma è il Parlamento che elegge il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica che lo nomina. Cari amici di Twitter, io studio legge, sono al terzo anno, ho dato anche ottimi esami di diritto costituzionale, lo so benissimo, ma non è che il parlamentare di giorno cambia il mandato popolare, se no altrimenti non serve più a nulla andare a votare, fanno quello che vogliono, che tra l'altro non sempre fatto, perché c'è sempre stata l'organizzazione NATO, Stay Behind, Gladio, le solite cose, erano presi come matti, come complottisti, adesso ci sono le inchieste parlamentari e documenti su quello che la NATO ha fatto nel nostro paese per condizionare la nostra politica. Le stragi, ricordiamo tutte le vittime delle stragi, sono vittime in realtà di assassini americani. Io vi invito, adesso sono il leader di Italia Unita, voi avete queste Z, e invito veramente tutti i colleghi leader di partito a firmare questi due appelli ed aiutarmi a raccogliere le firme per l'uscita dalla NATO e per la commissione d'inchiesta della CEDU. Dopodiché c'è un anziano contestatore, prego per favore di allontanare il contestatore per cortesia, grazie mille. Fermatelo, grazie, servizio d'ordine, grazie. Abbiamo buttato la spazzatura, ottimo. Ecco, comunque, dopo diciamo aver risolto questo problema con la contestazione, termino il mio intervento con altre analisi significative. Allora, con l'analisi significativa di quello che voglio dire, appunto, è un appello rivolto a tutti i leader politici a firmare queste due convenzioni molto importanti, referendum per l'uscita dalla NATO e lettera alla CEDU. Oltre a ciò, le elezioni del 2023 sono un passaggio fondamentale, sarà necessario eleggere parlamentari ultra controllati che non tradiscano il mandato popolare, perché quello che noi abbiamo assistito sono 100 deficienti senza partito che, per pur di non andare a casa, tengono in piedi un governo demenziale. Dopodiché sarà essenziale fare una coalizione anche di scopo che unisca da Italexit, che è di centrodestra, al Partito Comunista di Marco Rizzo, per fare ciò che è essenziale: ripartire dalla Costituzione, uscire dalle grandi organizzazioni internazionali, dire no ai diktat europei. Se noi guardiamo i dati economici, e questo lo dicono i dati, non dicono i fatti, non lo dicono quattro scappati di casa, abbiamo avuto un calo del nostro reddito medio, abbiamo, da quando siamo entrati nell'euro, abbiamo avuto più disoccupazione, abbiamo dato dati economici pessimi. È necessario dare una scossa forte alla natalità e all'economia del nostro paese, e serve la coalizione più ampia possibile. Grazie a tutti, spero che gli altri partiti aderiscano a questo appello, da me la mano è tesissima, e vi lascio adesso con il video di una grande amica, di un grande leader che io rispetto, di Irina Eliferova di Russia Unita, che io ringrazio, Russia Unita della regione di Mosca, ringrazio appunto non solo Irina Eliferova ma anche Inga Cernisceva, e ringrazio Filippo Vomero, che è il mio amico che ogni volta viene stressato per fare le traduzioni da fare da interprete. Quindi grazie a tutti loro, grazie a questa magnifica piazza, andiamo adesso con il video. Grazie mille, adesso come annunciato ci saranno gli ultimi due video prima di partire in corteo. Capisco che il tempo è abbastanza inclemente,